Eccoci qui a Crotone, nella città di Pitagora, per parlarvi appunto dei prodotti tipici calabresi, dove ogni domenica qui in questa bellissima piazza i produttori locali e non solo scendono a presentare la cultura contadina. Oggi però vi vorremmo parlare anche dei problemi che hanno sopportato, tra virgolette, gli agricoltori nel periodo del lockdown. Ne parliamo con uno dei produttori più grandi del Cirotano, a Cirò, ecco, si produce il vino migliore. Ecco, vorremmo sapere, in questo periodo avete avuto difficoltà soprattutto nell'inserire il prodotto nell'area commerciale? Beh, grandi o piccoli, tutti hanno avuto difficoltà a inserire un prodotto in una rete di attività che è stata chiusa, quindi i problemi sono stati a monte, quindi enoteche. Tra l'altro la chiusura delle enoteche è stata confermata anche da Draghi, dal DPCM, quindi questo si avvertirà in seguito, questo problema. Certamente c'erano, i grandi hanno grandi problemi, noi piccoli o piccolissimi abbiamo piccolissimi problemi, ma tutto è proporzionato. È chiaro, se i ristoranti sono chiusi, se le enoteche sono chiuse, a cascata anche i produttori avranno dei problemi seri, che diventeranno sempre più seri. Quali ricadute secondo lei nel campo vinicolo, soprattutto calabrese, che occupa un grande spazio all'interno della produzione del vino anche internazionale? Beh, intanto i calabresi dovrebbero imparare a bere e a consumare il prodotto, il vino e il prodotto calabrese, e già questo sarebbe un grandissimo aiuto per la produzione. E le ricadute ci sono, si vanno a innestare in una situazione già problematica in partenza, ecco. Ed è un peccato, perché questo è uno dei pochi settori che potrebbe essere trainante per l'intera economia calabrese, ecco. Un'ultima domanda: la Calabria, la regione Calabria, che cosa ha fatto per l'agricoltura calabrese? Beh, io so che la vecchia giunta regionale, Santelli per intenderci, aveva previsto una serie di interventi che però, almeno da quello che risulta a me direttamente, non sono ancora arrivati. So che sono stati previsti, che dovrebbero esserci, ma ripeto, è tutto relativo se non si risolvono in maniera strutturale determinate situazioni. Ecco.